Video news di sabato 24 settembre, i titoli. Proseguono le ricerche della signora Brunella, l'unica dispersa dell'alluvione nelle Marche, mentre il comune di Monte Cassiano scrive alla regione. Presentato nel sanatoria il gruppo di autoaiuto di elaborazione del lutto grazie alla psicoterapeuta Focardi. I Love Radio Marche, le radio universitarie marchigiane si danno appuntamento a Grotta a Mare l'8 ottobre. Bentrovati anche oggi all'appuntamento col nostro video news. Dopo il ritrovamento ieri pomeriggio del corpo del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, a Passo Ripe di Trecastelli, che ha fatto salire a 12 il bilancio delle vittime accertate, proseguono anche nella giornata odierna le ricerche dell'unica persona ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre scorso, la signora Brunella, 56enne, di Barbara. Oggi i vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino, carabinieri e guardia di finanza continuano a battere le zone dei fiumi Nevola e Misa verso la foce con sub squadre di terra, droni, cani ed il sorvolo degli elicotteri. L'area di ricerca delle squadre è ancora vasta, in azione appunto ancora sub sia nella zona di Corinaldo, vicino a dove era stata trovata la BMW serie 1 della 56enne dispersa, e ancora dopo la confluenza del Nevola nel Misa verso la foce. Alluvione, il comune di Monte Cassiano scrive in questo caso alla regione. I danni causati dagli eventi meteorologici del 15, 16 e 17 settembre ammontano a circa 150.000 euro. Siamo anche in attesa, spiega il sindaco Leonardo Catena, di indicazioni riguardo la possibilità di raccogliere le segnalazioni provenienti da privati ed aziende che hanno subito danni dagli eventi alluvionali. Gli eccezionali eventi che si sono verificati a partire da giovedì della scorsa settimana hanno comportato danni e disagi in tutto il territorio comunale, provocando un numero significativo di fenomeni franosi, smottamenti e colamenti di terra con dispersione di materiale fangoso in gran parte del piano viabile. A questo si sono aggiunte ostruzioni ai corsi d'acqua, fossi di scolo e fossi di guardia delle strade causate dai movimenti franosi degli argini e delle scarpate, oltre a trasporto di grandi quantità di detriti, tronchi e ramaglie. Inoltre si sono verificate esondazioni per rottura di argini od ostruzioni con allagamento di strade, piazzali ed immobili. La pioggia ed il forte vento di sabato scorso hanno provocato altri danni al patrimonio pubblico e privato. Si deciderà il prossimo 20 ottobre se e chi mandare a processo tra le 19 persone fisiche e le 15 aziende per le presunte irregolarità su appalti e subappalti delle casette d'emergenza per i terremotati, le famose SAE, soluzioni abitative di emergenza per il sisma del centro Italia. Stando alle accuse, i lavori sarebbero andati a ditte impegnate nella ricostruzione post-sisma, senza verificarne i requisiti come la certificazione antimafia. Coinvolti anche vertici ed ex vertici della Protezione Civile regionale, come l'ex capo del servizio Davide Piccinini ed il dirigente attuale Stefano Stefoni, che per l'inchiesta terremoto era all'epoca responsabile unico del procedimento. Ieri intanto al Tribunale di Ancona si è aperta l'udienza preliminare davanti alla GUP. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti, società, tre delle quali sono marchigiane della provincia di Pesaro Urbino, e persone sono accusate a vario titolo di truffa, falso, abuso di ufficio e frode nelle pubbliche forniture. Ieri pomeriggio gli uomini della squadra mobile di Macerata hanno arrestato in flagranza di reato un giovane 18enne italiano e residente a Macerata, in quanto ritenuto autore di due rapine aggravate consumate a distanza ravvicinata intorno all'ora di pranzo di ieri nei pressi di Piazza Pizzarello.
È stato ricostruito che un giovane completamente travisato con un coltello alla mano dapprima ha minacciato il titolare della tabaccheria Vintage Tab, impossessandosi di una parte dell'incasso per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto parcheggiata poco distante dal negozio, dopo aver minacciato di morte con la stessa arma anche un altro commerciante che, allertato dalle urla del tabaccaio, era intervenuto in suo aiuto. I particolari fondamentali per ricostruire i fatti sono state le dichiarazioni di un testimone insieme alle immagini riprese dalla telecamera interna della tabaccheria. È stato così possibile risalire alla targa dell'auto usata dal rapinatore e all'abbigliamento indossato dal reo per consumare le rapine. L'autore delle rapine è stato condotto nel carcere di Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. La Giunta Comunale di Macerata ha deliberato di partecipare al bando per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, approvando lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, come previsto dall'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione del 30 giugno scorso. Il bando è finalizzato all'erogazione di contributi per la valorizzazione e l'uso delle fonti rinnovabili elettriche e termiche negli enti territoriali locati dai crateri Sisma 2009-2016 attraverso la progettazione e realizzazione di impianti su aree immobili pubblici o in uso pubblico. I soggetti ammessi al bando sono gli enti e le amministrazioni pubbliche con sede nei comuni ricadenti nel cratere sismico e le comunità energetiche rinnovabili in via di costituzione. I contributi sono erogati ai soggetti beneficiari a copertura di tutte le spese connesse alla progettazione e realizzazione dei progetti. La scadenza per partecipare al bando è fissata alle ore 13 del 31 ottobre prossimo. Torna dopo una pausa legata alla pandemia l'Urbino Press Award, che abbina la città di Raffaello alle grandi firme del giornalismo americano. Il riconoscimento è andato quest'anno a Courtney Cube della NBC News, di cui è corrispondente per quello che riguarda la sicurezza nazionale. Il Pentagono fa parte anche della squadra investigativa della rete. Giornalista di grande successo, ma anche madre di tre figli, Courtney si è distinta nell'ultimo anno per la qualità delle sue inchieste televisive e servizi dal fronte, anche dall'Ucraina. La fase italiana del premio si terrà martedì 27 settembre alle ore 11 nel Salone del Trono di Palazzo Ducale, dove la giornalista statunitense ritirerà ufficialmente il riconoscimento e parlerà al pubblico della propria esperienza lavorativa. L'appuntamento è sostenuto anche dal Ministero degli Affari Esteri. Piccoli gruppi di persone che condividono la stessa situazione di vita o le stesse difficoltà, che si costituiscono volontariamente per cercare di soddisfare un bisogno, superare un problema, ottenere un cambiamento in maniera reciproca. Stiamo parlando dei gruppi di autoaiuto. Uno è nato proprio ieri a Desanatoglia. Abbiamo parlato di tutto questo con la psicoterapeuta Francesca Focardi. Ascoltiamo quindi la sua intervista. È venuta a trovarci quest'oggi Francesca Focardi, psicoterapeuta e coordinatrice per la Regione Toscana del gruppo di autoaiuto per l'elaborazione del lutto. Un gruppo questo molto importante, soprattutto in questo periodo dove ci sono dei fenomeni naturali come sisma, pandemia poi, ma soprattutto il recente alluvione, per stare vicino a chi ha più bisogno. Sì, sicuramente io mi occupo dei gruppi di autoaiuto a livello generale, quindi sono esperienze di alla pari di persone che condividono un problema, possibilmente il più specifico possibile, e che si trovano per condividere in una dimensione di reciprocità e di mutualità in assenza di professionisti. Questa è la caratteristica principale. Quindi da una parte ci può essere, per quanto riguarda il lutto, il supporto diciamo professionale, ma dall'altro la possibilità di condividere un'esperienza che non è ovviamente patologica ma esistenziale, in una dimensione gruppale di solidarietà, è un, come dire, una risorsa in più. Vista la tua esperienza in questo ambito, quali sono le richieste più comuni che ti fanno le persone?
Sicuramente anche a seguito della situazione pandemica è la solitudine quello che può spingere le persone a cercare una dimensione di solidarietà, ma anche una possibilità di riattivare una relazionalità che è stata sospesa, interrotta anche rispetto al tema della pandemia. E negli ultimi 20 anni questi gruppi anche a livello nazionale sono aumentati? Sono aumentati, direi, in forma esponenziale in questi 20 anni, grazie anche al lavoro per esempio degli hospice che hanno in qualche modo lavorato per aumentare, mettere un riflettore sul tema del lutto e su quanto oggi il lutto sia una situazione esistenziale che richiede l'attivazione di reti sociali ed informali. E proprio nella giornata di ieri questo gruppo è stato presentato ufficialmente nel primo incontro che si è svolto ad Isanatoglia, che ospiterà tra qualche settimana il Festival del Saper Vivere fino alla fine. Sì, il gruppo partirà, già sono presenti persone che hanno direttamente l'esperienza, spesso l'attivazione di un gruppo quando ci sono, diciamo, già persone con un tipo di sofferenza è molto più semplice, perché basta metterle attorno a una condizione di relazionalità e scatta immediatamente, come in tutte le forme di autoaiuto, proprio la reciprocità. Quindi siamo già partiti. Per contattarti o per avere altre informazioni, che cosa si deve fare? Coordinamento regionale toscano dei gruppi di autoaiuto, c'è un sito, ci sono tutti i contatti, c'è la possibilità di leggere anche le esperienze dirette di tanti gruppi che sono nati ormai da 20-30 anni. Sarà un'edizione improntata alla fratellanza e all'unione tra i popoli, nella quale si incontreranno i talenti del maestro ucraino Runkak e del giovanissimo fisarmonicista russo Sputnikov. Risuonano note di pace quindi al PIF 2022, il premio internazionale della fisarmonica, che da mercoledì 28 settembre a domenica 2 ottobre trasformerà Castelfidardo in un grande palcoscenico. Un'edizione che con i suoi oltre 80 eventi conferma il percorso di crescita intrapreso dal PIF, sempre più punto di incontro di suoni e culture ed occasione per esplorare attraverso le note della fisarmonica i più disparati generi musicali. Tra i protagonisti infatti l'ucraino Runchak, compositore e bacchetta di caratura internazionale, anche autore del brano su cui si misureranno i finalisti della categoria premio. Una partitura dal titolo Meeting Point Castelfidardo, dedicata alla città patria della fisarmonica. E sul palco salirà anche il russo Sputnikov, classe 96, tra i fisarmonicisti più brillanti della giovane generazione, che si esibirà sabato 1 ottobre alle ore 18 al Salone degli Stemmi. La Pinacoteca Civica Marco Moretti di Civitanova Alta partecipa nel weekend alle Giornate Europee del Patrimonio. Per l'occasione, oggi e domani, la Pinacoteca ed il Teatro Anni Balcaro resteranno aperte al pubblico con orario 17:30-20:30. Gli ospiti riceveranno anche un omaggio. Inoltre domani alle 18:30 la direttrice Enrica Bruni condurrà i partecipanti in una visita guidata del teatro, nel corso della quale il maestro Andrea Foresi, musicologo e storico, terrà una breve conversazione sulla nascita del teatro stesso, che quest'anno compie 150 anni. L'ingresso è libero. I Love Radio Marche, questo è il titolo dell'evento di sabato 8 ottobre organizzato da Radio Incredibile in collaborazione con l'Università di Camerino, l'Università di Macerata e la Politecnica delle Marche. Diventare un digital creator, social e impegno sociale, radio e TV, la figura e la responsabilità del giornalista. Questi sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante la giornata di formazione dedicata agli studenti universitari marchigiani. La giornata si colloca nel percorso Una Radio di Marca, progetto finanziato dal Fondo Antonio Megalizzi, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e che mette in campo la collaborazione fra l'emittente digitale Radio Incredibile e i 3 Atenei partner. Info ed iscrizioni sul sito radioincredibile.com.
Una scommessa vinta, un successo al di là delle aspettative. Vedere tanta gente qui a Pieve Torina ci inorgoglisce. Anche in una realtà piccola come la nostra siamo in grado di proporre eventi di rilievo, come lo spettacolo allestito dallo sperimentale teatro con la regia di Allì Caracciolo, lungo il percorso delle acque, un luogo meraviglioso che ha saputo incantare ancora di più le tante persone presenti. A parlare così è il sindaco Alessandro Gentilucci, felice per il risultato ottenuto con il ricco programma di eventi legato al festival Marche Storie. Dopo lo spettacolo il programma è proseguito con il taglio del nastro della mostra Trame, con l'esposizione delle opere su tela dell'artista Mauro Mazziero e la presentazione di libri, a cominciare da quello di Gastone Pietrucci, accompagnato dal gruppo La Macina sulla cultura popolare marchigiana. Mercoledì prossimo 28 settembre torna a riunirsi il Consiglio Comunale di San Severino. La seduta è stata convocata per le ore 18 nell'ex sala udienza del giudice di pace a Palazzo Governatori. Tra gli argomenti figurano la ratifica della delibera di giunta avente ad oggetto la variazione urgente al bilancio di previsione, le variazioni di bilancio 2022-24, l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021. Tra gli argomenti poi anche l'adozione del piano particolareggiato centro storico del borgo di Elcito. Sarà questo un weekend all'insegna del maltempo nelle Marche, a prevederlo è il bollettino meteo della Protezione Civile, che ha diramato per la giornata odierna una nuova allerta meteo di livello giallo, valida sull'intero territorio regionale ad eccezione della fascia sud tra le province di Ascoli Piceno e Fermo. Proprio da questo pomeriggio, infatti, sono attese precipitazioni sparse sui settori settentrionali della regione e più deboli e locali sui settori centrali. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale, mentre le temperature saranno in aumento nei valori massimi. Piogge previste anche nella giornata di domani. Vi lasciamo quindi in chiusura di questa edizione con le previsioni meteo per domenica 25 settembre, augurandovi comunque di trascorrere un buon fine settimana. Previsioni per domenica 25 settembre. Cielo nuvoloso con possibili locali e temporanee schiarite durante il pomeriggio. Precipitazioni diffuse sui settori centro-settentrionali e sparse su quelli meridionali. Temperature minime in aumento e massime in lieve diminuzione. Venti sud-occidentali di brezza tesa, mare mosso.